Bortuzzo a tutto tondo, la sentimentale inesistente dopo Lulu. A distanza di un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo ha rilasciato un'intervista al magazine Key in cui parla del suo presente, dei suoi progetti futuri e dell'amore. L'ex vippone ha ripreso in mano la sua passione più grande, ovvero il nuoto. Dopo il terribile incidente, avvenuto nel 2019, che lo ha privato dell'uso degli arti inferiori. Per Manuel è stato molto difficile rientrare in acqua. Ora, da qualche mese, ha ripreso a gareggiare, ottenendo risultati molto importanti. Lo scorso 12 marzo ha vinto 2 ori nelle sue prime gare internazionali, un obiettivo che lo avvicina sempre di più verso i mondiali estivi di Manchester, soprattutto, verso le Paralimpiadi di Parigi 2024. A quanto pare, è stata proprio la permanenza dentro la casa più spiata d'Italia a motivare il 23enne a tornare definitivamente in vasca e a rimettersi in gioco. Un anno fa, dopo il GF VIP, mi sono detto è il momento. La voglia di nuotare l'ho sempre avuta, ma la determinazione di farlo seriamente, gareggiare, mettermi in gioco, mi è venuta al reality. I mesi che ho trascorso nella casa mi hanno aiutato a capire che è quella la mia strada e sono riconoscente al programma. È stato un viaggio interiore che mi ha cambiato in meglio. Durante l'esperienza al Grande Fratello VIP, Manuel ha stretto 2 rapporti importanti. Da una parte ha trovato l'amicizia, che perdura ancora oggi, con Aldo Montano, e dall'altra aveva trovato l'amore con Lulu Selassie. Per quanto riguarda l'ex schermidore, Bortuzzo ha confessato di dovere anche a lui buona parte del suo ritorno nel mondo del nuoto. Passare così tante ore a sentire i racconti della sua vita da sportivo, gli ha dato la voglia di tornare a vivere quell'adrenalina unica e meravigliosa. Addirittura, il giovane veneto ha dichiarato di volerlo al suo fianco qualora riuscisse a partecipare alle prossime Paralimpiadi. Tuttavia, se il rapporto con Aldo è rimasto ben saldo, quello con la principessa etiope è deteriorato rapidamente. Dopo plateali dichiarazioni e promesse d'amore, Lulu e Manuel si sono lasciati solamente 1 mese dopo la fine del GF VIP. Il tutto è avvenuto tramite un comunicato ANSA, che ai tempi fece molto discutere il mondo del web. Dopodiché, Bortuzzo non ha più voluto sapere nulla della Selassie, tanto che è arrivato a bloccarla dai suoi profili social. Successivamente, la scorsa estate, il nuotatore ha avuto anche una breve storia con la TikToker Angelica Benevieri. Anche quella sfumata in fretta a seguito di varie dediche social. Ma come sta ad oggi il cuore del ragazzo? Non ho più avuto storie. Mi sono dedicato a me stesso. Ma una donna può trovare sicuramente posto nella mia vita. Ne sono sicuro. Il fatto è che non ho fretta di incontrarla. Insomma, Manuel non si preclude nulla e sta pazientemente aspettando la donna giusta per lui. Al momento, però, tra i suoi pensieri c'è un solo obiettivo: le Paralimpiadi. Il sogno di tutta una vita si potrebbe realizzare presto e Bortuzzo non può fare a meno di pensare all'emozione che potrebbe essere vivere quel momento. Una sensazione unica per chi l'ha provata, di cui non si può più fare a meno. Per questo, se riuscisse ad andare a Parigi nel 2024, vorrebbe far rivivere quell'adrenalina al suo caro amico Aldo Montano. Oltre alle Paralimpiadi, però, tra i progetti di Manuel c'è anche quello di aprire un'associazione per aiutare le persone che devono affrontare ogni giorno le sue stesse difficoltà. Vorrei creare un'associazione per aiutare persone, con disabilità o anche senza, che, a un certo punto della vita, si sono sentite perse. Vorrei essere al loro fianco perché ho provato anch'io quello che stanno provando. Chiederei a ciascuno, cosa ti piacerebbe fare, e proverei, insieme, a cercare una strada. Il libro nel quale ho raccontato la mia vita si intitola Rinascere. Rinascere, per me, significa ritrovarsi, capire che abbiamo la possibilità di fare tutto anche quando pensiamo di non poter dare più niente.